Bene, allora, siamo artisti che hanno provenienze diverse, e, in ogni caso lavoriamo su un tema che ci ha accomunato, questo tema dell'andata, del viaggio, del viaggio andata-ritorno, e che crea un ciclo e quindi non un riciclo, quindi non è un movimento di riciclaggio ma di ciclare, e in questo senso coinvolgiamo più artisti che operano in più, a più livelli e in più campi, per creare dei progetti che abbiano una loro unità. In questo senso la nostra presenza qui a Palazzo del Gusto a Orvieto ha fatto sì che tre installazioni legate a momenti diversi e a operatività diverse siano poi state fuse insieme dall'evidenziare uno degli aspetti non secondari di un evento artistico, che può essere o per esempio la fase preliminare di un montaggio o nel nostro caso la fase dello smontaggio. Lo smontaggio, la disinstallazione di queste opere normalmente passa in secondo e terzo piano. Noi abbiamo voluto evidenziarne invece una unità, diciamo una validità artistica anche di questo momento, e chiamando a operare con noi un bravo videomaker, regista, fotografo, giovane e attento, che ha saputo cogliere di questi momenti di smontaggio, ne ha saputo cogliere l'anima più vera, che era proprio quella del ciclare che c'era in ognuno di noi. Ne è nato questo evento di ravvicinamento, lui poi potrà dire esattamente meglio in che cosa è consistito questo ravvicinamento, anche con una specie di andata e ritorno che era già insito in ognuno delle nostre poetiche, e lui ne ha colto questo significato. Lo farei dire a lui esattamente in che modo ha voluto realizzare questa specie di ciclare di questa ricerca. Sì. Allora, è stata innanzitutto un'esperienza abbastanza interessante, molto, molto veloce, anche perché si è svolto tutto nell'arco di 2 giorni. Quindi aver documentato quello che era un disassemblaggio delle opere è stato poi lo spunto per creare una nuova opera, quindi è qua che abbiamo quel nesso, quel ricollegarsi a quelle che sono le opere poi degli altri artisti. Si è giocato semplicemente sul montaggio, insomma, proponendo quindi una doppia proiezione di quello che è stato lo smontaggio reale, quindi con il tempo suo proprio, e poi la seconda proiezione invece lo stesso filmato però mandato all'inverso. Questo per richiamare innanzitutto non soltanto appunto lo smontaggio, ma riproporre in maniera ideale quello che era il montaggio delle opere. Quindi vediamo le opere che prima si smontano e poi invece in un altro video vanno come a montarsi. Chiaramente questi due video hanno un momento di sincronicità, che è un unico fotogramma chiave che si pone idealmente appunto nel mezzo, in quello che poi è l'opera, l'installazione dei tre artisti, che è stata qui per 2 mesi praticamente. Ormai sì. Sì, ormai 2 mesi. E niente, quindi questo è stato la mia proposta è stata semplicemente questa, la mia chiave di lettura. Invece, perfettamente interpretata il nostro desiderio, io non posso aggiungere molto di più. È stata una grande esperienza, grazie a Franco, a Wood e tutti loro che hanno, il direttore non posso lasciarlo fuori, ma insomma ho cominciato dai più vicini e sì, ringraziando veramente di cuore per questa occasione di esperienza nuova, devo dire. Certamente. Franco, Ode.
Ode, la più restia sì, per a parlare. Per colpa dell'accento francese, non per me è stata una bellissima esperienza e ringrazio anch'io Franco di averci coinvolti in questa esperienza e il Palazzo del Gusto di averci accolti. Grazie molto. Sì, adesso ribadisco anche io i nostri ringraziamenti al direttore Olivetti che ci ha veramente incoraggiato. E non solo. Che è tra noi. Grazie a voi e che ci hanno insegnato tantissimo. Noi abbiamo imparato tante cose, naturalmente dall'arte non si finisce mai di imparare, un'ovvietà, una banalità, ma questa questione anche dell'arte geneticamente modificata ci ha intrigato parecchio. Allora, l'arte geneticamente AGM. Modificata, AGM. Dunque, l'idea nasceva anche dal fatto che da qualche anno faccio sì che da delle opere messe a contatto con la natura e quindi a deteriorarsi all'interno di fenomeni naturali ne nascano altre opere. E in questo evento sono nate 36 opere che avevamo messo all'aperto a ricevere neve, pioggia e vento e che hanno fatto il loro dovere, il loro mestiere e quindi noi le abbiamo amorevolmente recuperate e adesso saranno sottoposti a un ritocco di restauro finale e appena saranno pronte per essere mostrate, noi speriamo di mostrarle insieme al prodotto di tutto questo evento e Orvieto attendiamo che forse ci ospiterà un'altra mostra. Un'altra mostra. Grazie.